Maria Cristina Nardone, i dati sono ancora ovviamente molto lontani dall'essere definitivi, quindi bisogna parlare con estrema prudenza, però si delinea già una situazione di ballottaggio e dei risultati che hanno sicuramente una tendenza molto particolare. Sì, direi di sì, direi che Arezzo dimostra ancora una volta il fatto che non ha le idee chiare. Beh, noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di fare di tutto comunque per far venire la gente a votare, perché fondamentalmente credo che questo sia un punto focale su cui dobbiamo comunque ripuntare anche per il futuro. Noi ci siamo, continueremo ad esserci, quindi cos'altro non so più che dire oggi, nel senso che il ballottaggio noi lo vogliamo, nel senso, come ho detto anche, ma non lo voglio io, lo voglio perché credo che sia giusto in questo momento dar voce a tanti di quei cittadini che fino a ieri si sono lamentati, quindi spero che abbiano detto la loro mettendo la croce in un candidato che non è magari solo il candidato di rappresentanza, che sarebbe, come dire, il proseguo di un'era Fanfani che a noi di sicuro non è, per noi non era quella desiderata. Una dichiarazione di questo genere lascia pensare che in un eventuale ballottaggio fra Ghinelli e Bracciali appoggerete probabilmente Ghinelli. Allora, non è detto, nel senso che io ripeto quello che ho detto in tutta la campagna: Matteo Bracciali mi dovrà dimostrare di essere una persona che merita di diventare il primo cittadino. Per me non è sufficiente il fatto che abbia una maggioranza, se la raggiungerà, perché come hai detto, come avete detto voi prima, come si continua a sentire vedendo anche gli scrutini delle varie schede, credo che saremo molto di più a un ballottaggio. Però io sono dell'avviso che poi con le persone ci dobbiamo parlare per vedere che cosa vogliono dare alla città di Arezzo, quindi in quel caso non è più campagna elettorale ma è campagna verso le liste di appoggio, per capire che cosa esattamente possiamo fare insieme. Il dato invece della lista dalle chiacchiere alle soluzioni in questo momento sembra piuttosto basso, forse vi aspettavate qualcosa in più? No, sinceramente, io personalmente no, non mi aspettavo qualcosa in più. Io credo che, l'ho detto ai miei e al gruppo che mi ha sostenuto in questa campagna, che ha lavorato con me in questi mesi, noi siamo arrivati per ultimi, non esistevamo, quindi già il fatto di esistere e di avere un dato che va ben oltre altre liste che appartengono a una politica ormai storica, credo che sia veramente un successo, a prescindere. Io l'ho detto sin dall'inizio, l'ho detto ai miei, questo è un inizio per noi, quindi noi abbiamo aperto una porta, lavoreremo per aprire il portone.